Ben ritrovati ad Adotta un amico a quattro zampe. Chi è l'ospite di oggi? Marco, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo ovviamente la Grazia che, diciamo, si è riusciti a portarti qua da noi. La nostra collaborazione. Certo. Ti dobbiamo ringraziare a nome dei canili, dal canile di Enesi e del canile di Finale, perché hai dato l'opportunità della nascita di questa trasmissione. Lo ricordate, l'avete vista tutti tantissime volte, Adotta un amico a quattro zampe, l'attestato, il famoso cancelletto e kebau. Ragazzi, lui ride, ma non dovrebbe ridere, c'è da piangere. E veramente sono state delle puntate seguitissime. La tua collaborazione è grandissima, perché chi adottava un cane o che andava nel canile, ma anche se non era presentato, comunque un cane, riceveva questo attestato con tantissimi premi, con tantissimi sconti. Tu sei soddisfatto? Noi siamo molto soddisfatti. Parlo sia a nome mio, ma anche dei ragazzi che lavorano poi quotidianamente nel pet, perché innanzitutto abbiamo avuto la possibilità di poter collaborare in un progetto importante anche dal punto di vista, se vogliamo, sociale, no? Bravissimo. Perché poi effettivamente la vita che passano gli animali, i cani all'interno di questi canili, per quanto siano ben tenuti e quant'altro, non hanno tutto l'amore che in realtà meritano. E quindi il nostro piccolo contributo poi è stato quello di riuscire a dare una mano anche alle persone che avevano voglia invece di prendersi cura di questi animali. È stato un risultato, lo vedrete, perché nel corso della puntata stanno scorrendo questi attestati col nome della famiglia che ha adottato e il nome del cagnolino. 33 cani in 2 mesi sono arrivati in una nuova famiglia. Io lo dico molto... mi emoziona questa cosa, perché 33 cani sono veramente tanti. Ovviamente il grazie a tutte le volontarie, a Cinzia, a Marinella, a Patrizia, a tutte le volontarie che hanno collaborato a questo progetto. Lo diciamo, il merito è loro. Noi abbiamo fatto queste puntate grazie a Marco, dove presentavamo questi cani. Ovviamente alcuni proprio di quelli presentati, come Nonno Nino, che è rimasto nel cuore a tutti, è stato adottato grazie alla trasmissione. Altri hanno visto noi, sono andati in canile e poi in realtà sono usciti con un altro cane perché era più idoneo a loro. Il nostro scopo era portarli nei canili, di prendere i cani della nostra zona. Per cui 33 cani oggi sono a casa, altri 3 sono in stand by, ma perché stanno facendo ovviamente i preaffidi, i controlli, quindi sicuramente daremo ancora di questi attestati. È un progetto che è nato così per ridere, ma io e te insieme non possiamo fare altre cose. Esatto. Perché per me Marco è fenomenale, chi lo conosce, è un grandissimo imprenditore della zona, una persona molto corretta, una persona molto stimata, ma anche un amico simpaticissimo. Quindi quando chiedo a lui aiutami, non ricordo che mai detto di no, anzi io ho un'idea piccinina, lui fa un'idea grossa, mi mette ansia da prestazione, però meno male che ce l'abbiamo fatta. E anche hai detto i collaboratori, qualcuno è già venuto da voi con l'attestato? Sì, qualcuno è già venuto, sono già venuti a fare i primi acquisti e hanno portato i cani anche a lavare e a fare i trattamenti antiparassitari. Anzi, giusto mi diceva proprio la Martina questa mattina che sabato abbiamo 2 appuntamenti proprio di persone che hanno adottato recentemente i cani. Sì, perché non si è fermato logicamente con lo sconto, come lo dicevo, il 20%. Ha detto una cosa carinissima: quando gli ho detto fai un po' di sconto, lui ovviamente, poi la milanese sarei io, fate voi, ha detto no, mettiamoci anche il bagnetto antiparassitario, così va nella nuova casa profumato. È un gesto piccolo, un gesto d'amore. So che quando le volontarie hanno consegnato questi attestati, le persone sono rimaste molto colpite, perché alcune hanno detto non vedo l'ora di metterlo dentro un quadretto, cioè è una cosa bellissima. Ed era quello che io insistevo tantissimo: fatelo vedere questo attestato, perché stimolate un'altra persona ad averlo. Sono piccoli gesti che però hanno fatto felici veramente tutti, no? Io ho visto anche delle scene di consegna del cane, tutti che piangono, cioè sembra una roba
è bellissimo perché siamo legati a questi cagnolini. Hai altre idee? Me ne studi un'altra per questo nuovo anno? Adesso mi concentro e no, è fortissimo. Tiriamo fuori qualcosa dal cappello. No, perché io gli do l'input. L'altro giorno gli ho scritto una cosa, non gli ho ancora detto cosa, ma la vedo dura quella che gli sto per chiedere, ma ce la faremo. Perché grazie a lui, lo devo dire, il mio gruppo, il gruppo delle TAP, fa sempre delle raccolte cibo che funzionano tantissimo, e ogni volta che facciamo una raccolta presso il CONAD di Toirano riusciamo a raccogliere veramente tanto e donarlo ai nostri randaggi della zona. Ovviamente tutto questo grazie a chi? Io dico sempre al mio gigante buono. E sei veramente una persona che ama gli animali. Tu hai due cagnolini, poi due scriccioli di cagnolino, che no, per lui non sono neanche cani, sono due bambini. Sono due cosini così, cioè non sono proporzionati a te? No, assolutamente. Okay. No. Devo compensare in qualche maniera. Ma perché è a dieta, ve lo dico, sì, è a dieta. Comunque, la cosa che mi fa tanto piacere, io ho l'elenco delle persone che hanno adottato, e ogni volta che leggo nonno Nino e nonno Nanni mi si stringe il cuore, perché era 12 anni che aspettavano una famiglia, il grande capo inventa una cosa e si sono innamorati di lui. Allora Marco, adesso che sei venuto io sono felice. Bene. Non so cosa succederà dopo questa puntata. Lo scopriremo solo vivendo, diceva una canzone. Sì, però scegli me, vero? Assolutamente. Come... Scegli me! L'amore per la vita. Guarda, grazie. Lasciamo stare. Ti ringrazio tantissimo a nome di tutte le persone che hai aiutato. Alla prossima puntata. Do 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 do